Di qua. Bene. Bella mossa. Grazie. Ok, forse non è stata una grande idea. Di qua. Bene. Bella mossa. Grazie. Ok, forse non è stata una grande idea. Di qua. Bene. Bella mossa. Ok, forse non è stata una grande idea. Di qua. Bene. Bella mossa. Grazie. Ok, forse non è stata una grande idea! No! Oh, merda! Arrivo! Che spasso! Risparmia le forze, non abbiamo ancora finito. Fai strada. Speriamo regga. Oh! Speriamo sia stata una buona idea. Vediamo sia stata una buona idea! Soprattutto le rocce. Non dirlo, no. Ah! Santo cielo! Stai bene? Sì. Come ti dicevo? Sì, sì, sì. Dai, resisti. Andiamo a vedere se c'è una rocca. Cos'è? Sarà una questione genetica. Probabile. Non ti raggiungo da qui. Perfetto. Sento più le mani. Se tutti quegli anni a Panama mi hanno ordinato la certezza. No, tranquillo. Peggiore dei casi perderai le dita. Aspetta. Ti aiuto a salire.
E andiamo! Come faresti senza di me? Ora sarei a casa a bere cioccolata calda. Hai 5 anni. In questo momento non vorresti una cioccolata calda? Beh, in effetti, sì. Esatto. Ehi, guarda, proprio laggiù. Dalla rupe non si passa. Niente, taglieremo per l'interno. Mi sta bene. Perfetto. Avvicinando a Riff. Lo so. Oh, Aish. La tempesta si avvicina. Sei rimasto troppo nel Sudan del Sud. A differenza di voi rettili, ho il sangue caldo. Coordinazione! Tutto tranquillo. Spero che siano finiti. Già. Huh?
Ehi, attento. Potrebbe diventare instabile. Mercenari, ma da Rafe non me lo sarei aspettato. Ehi, Sam, dammi una mano. E se fosse l'unico supporto a reggere il tunnel? Io chiederei scusa. D'accordo. Tutto liscio. Sì, per una volta. Da questa parte. Ehi, qui può essere pericoloso. Oh, merda! No. È pericoloso, hai detto tu. Grazie. Ok. Ok, bene. Ce l'abbiamo fatta. Ragazzo, la tempesta peggiora. A che punto siete? Stiamo entrando nella grotta. La grotta? Sì, potremmo restare isolati per un po'. Non preoccuparti. D'accordo. Allora vi aspetterò alzato. Va bene. Ci sentiamo dopo. Ci siamo. Abbiamo allungato parecchio. Questi idioti della Shoreline erano a due passi dalla grotta. Sì, ma per me siamo i primi a metterci piede. Forza, qui dentro. Non ho esagerato a colazione. Le statue di San Disma ci sono. Le scale nella roccia pure. Nathan, credo si tratti di una grotta pirata. Vieni, guarda qui. Viscido. C'è una specie di maniglia. Beh, prova a tirarla. Cosa? E se è una trappola? Ormai sei dentro, che potrà mai farti? Mozzarmi una mano? Ti regalo un uncino.
Dai forza, Tida. Un oncino. Ok, proviamo. Ehi, era pulito. Guarda, guarda. Decorazioni interessanti. Agli uomini retti il paradiso eterno. Agli uomini empi un destino d'inferno. Beh, Avery era più bravo come pirata che come poeta. Questo non è di Avery. Che intendi? Guarda. È il pirata di Rhode Island. Thomas Tew. Sì, ma non può essere lui. Questo è il suo sigillo, ma Tew morì attaccando la flotta del tesoro con Avery. Sì, o almeno è quello che ci raccontano. Se questo è davvero il sigillo di Tew, allora vuol dire che è coinvolto anche lui. Ma come? Gran bella domanda. Per te chi sono questi tizi? Dei traditori, suppongo. Penso che Avery o Thomas Tew vogliano solo spaventarci. Per fortuna siamo cacciatori di tesori navigati. Quel ponte sembra... Tranquillo, regge ancora. Non sembrano affatto a norma di legge. Per forza. Sono ponti pirate. Oh no, ho ancora i sassolini nelle scarpe dalle ultime discese. Ok, ok, ok. Oh. Ormai sono un campione. Quindi Tew ha costruito questo posto con Avery. No, anche a me. Se Avery voleva nascondere il tesoro, perché ha coinvolto un altro pirata? Forse lo considerava un membro della sua ciurma. Magari gli ha inviato una croce di santisma. Sì, e forse Tew ha tenuto per sé il tesoro. Non dirlo neanche. Beh, tra poco lo scopriremo. Qui non si torna indietro. Almeno non siamo precipitati in una botola. È piuttosto complesso. Puoi dirlo. Un altro interruttore? Sì, ora gli stringo la mano. Wow. Cazzo. Mi sembra una prova molto complicata. Sì, e questo tizio l'ha fallita. Facciamola meglio. C'è qualcosa alla base. Un secchio. Ok. E adesso? Secchio pieno. Passamelo. Lo rimetto in quella specie di ruota. Servono queste ruote. Ok, penso di aver capito cosa succede. Ha a che fare con le tre croci? Sì. Secondo me sono Gesù. Disma è il ladro pentito e Gesta è il cattivo ladrone.
Suppongo che la croce bianca indichi Disma. E quella nera, Gesta. Ci siamo. Ehi, Sam, Disma si trovava a sinistra di Gesù. Dipende, guardandoli da davanti o da dietro? Da davanti. Allora sì, era a sinistra. Ok, vediamo un po'. Portato il secchio in alto, lassù si è mosso qualcosa. C'è una canalina che corre dal meccanismo alla porta. Ok, quindi il secchio deve stare in alto. Bene, non spostarlo. Va bene. Prova a tirare l'interruttore. In effetti. Ok, dovremmo esserci. Scopriamolo. Scopriamolo? Quindi tiri tu l'interruttore? Oh, no, no. Non ti preverei mai di un simile rumore. Naturalmente.